Ciao! In questo video vi mostrerò la posizione giusta da prendere sopra una batteria, davanti a una batteria. Allora, quindi ho montato solo rullante, cassa e hit hat e già mi sono piazzato. Allora, la parte più importante della batteria, secondo me e secondo anche altri grandi batteristi, è il rullante. Il rullante deve essere posizionato perfettamente avanti al viso, ok? In mezzo alle gambe, perfettamente in mezzo alle gambe. E l'altezza del rullante, del bordo superiore, non deve finire sotto la gamba, deve rimanere sopra. Dopo, a seconda più o meno della comodità vostra, io lo tengo, diciamo, quasi alla stessa altezza della gamba, ma mai sotto, altrimenti magari quando andremo a fare il rim shot, che è il colpo insieme al bordo del rullante, pelle e bordo, praticamente andiamo a sbattere con la gamba e quindi non riusciamo bene a farlo. Io uso tenere il rullante proprio al limite dell'altezza della gamba, che quasi quasi sfioro la gamba quando faccio il rim shot. Ok. Poi, il rullante deve risultarvi comodo, deve arrivare perfettamente. Stando con le braccia distese in questo modo, perché questa è la giusta posizione, mai con le braccia troppo alzate e posizione innaturale o scomoda, sempre rilassati, braccia rilassate, la parte che lavora è l'avambraccio e la mano e il polso. In altri casi, ovviamente, certo, un po' bisogna alzare la mano per arrivare a colpire, scusate, il braccio per arrivare a colpire altre parti della batteria più lontane. Però, parlando di Charleston o hi-hat, rullante e cassa, noi le braccia dobbiamo sentirle rilassate, appoggiate così, in questa maniera qui. Ok, allora, dobbiamo arrivare al centro del rullante con la punta delle bacchette senza dover spostare il braccio, quindi in questo modo qui. Quando arriviamo con le bacchette al centro del rullante senza dover spostare il braccio, allora significa che la distanza è abbastanza corretta. Quindi la distanza la misuriamo facendo questa prova qui. La punta della bacchetta deve andare al centro del rullante deve arrivare al centro senza alzare il braccio. L'altezza del rullante non deve superare la gamba. Ok, altrimenti non facciamo rim shot o altre cose, insomma, troviamo la gamba che dà fastidio. Poi, gran cassa. La gran cassa, cerco di zoomare. Ok, la gran cassa, lo stesso, dobbiamo riuscire ad appoggiare tutto il piede sul pedale senza grossa fatica, insomma, la gamba appoggiata naturalmente deve essere sopra al pedale. Ok, Charleston, stessa cosa, identica, deve essere tutto comodissimo. Deve arrivare le gambe né troppo lontani in questa maniera né troppo vicini in quest'altra, che rischiamo poi di stare molto molto scomodi in questa maniera qui, troppo sopra la batteria. Ok, quindi per stabilire la distanza, se più o meno è corretta o no, che abbiamo davanti alla batteria, basta che noi guardiamo l'angolazione del ginocchio. Qui,
Il ginocchio non deve essere, deve formare più o meno un angolo di 90 gradi, sia, sia la gamba del lift head che la gamba della cassa, ok? Né troppo in alto né troppo in basso, più o meno 90 gradi, questa zona qui. Lo stesso per la cassa, 90 gradi più o meno sotto a ginocchio. Ok, la posizione dello sgabello. Allora, mai sedersi troppo sopra, in questa maniera qui. Non so se si vede dal video. Mai troppo sopra, altrimenti poi, quando andiamo ad alzare la gamba, troviamo qui sotto un blocco. Cioè, è lo sgabello stesso che ferma la gamba. Quindi, io consiglio sempre seduti leggermente sul bordo dello sgabello, in questa maniera qui. Cioè, il video non si vede benissimo, però seduti sul bordo dello sgabello, non troppo indietro, altrimenti la gamba non si muove. Ok, per quanto riguarda il pedale del Charleston o hit hat, come volete chiamarlo, io appoggio nella maggior parte dei casi tutto il piede sopra, ok? Quindi in questa maniera qui, apro e chiudo in questa maniera qui. Ok, in alcuni casi quando suono con ride, per esempio, che uso come piatto da tempo il ride, a me viene spontaneo alzare tutto il piede e andare giù con la punta, specialmente quando devo suonare il Charleston più forte, con un volume più alto. Quindi ok, quindi nella maggior parte dei casi comunque il Charleston va suonato in questa maniera qui, quindi alzando, appoggiando il tallone e alzando il piede. In alcuni casi, ripeto, a me viene da suonarlo anche così, però vi consiglio di abituarvi in questa maniera qui. Ok, pedale della cassa. Ok, la cassa, ho visto che non molti fortunatamente, suonano la cassa in questa maniera qui. Secondo me, a parte qualche caso, suonare la cassa in questa maniera è un errore. La cassa andrebbe suonata spingendo con la punta del piede, come se stiamo, non so, schiacciando qualcosa a terra, quindi con la punta, in questa maniera qui. Ok? In alcuni casi, pochissimi casi, quando abbiamo bisogno di suonare piano la cassa e di far vibrare la pelle, specialmente nella musica jazz, io ho usato moltissimo questa tecnica qui, specialmente con le casse vuote e le pelli tirate in maniera che il suono fosse molto lungo. Davo il colpo, anzi mi capita anche oggi, quindi do il colpo e lascio che il battente sia staccato. Dopo il colpo si stacca subito dalla pelle, in modo che la pelle vibra. Ma ripeto, questo capita in pochissimi casi. La cassa, abituatevi a suonarla con la punta, il colpo è più forte, più preciso, ok? E il battente, se resta a toccare sulla pelle, non succede niente.
moltissimi lasciano il battente attaccato sulla pelle, quindi... Ok? Quindi, mi raccomando, abituatevi a suonare con la punta alzando la gamba. Ok? Non solo il piede, non così, ma così. Quindi, ricapitoliamo. Rullante al centro, in mezzo alle gambe, perfettamente davanti al viso. Stando con le braccia rilassate, appoggiate sui fianchi, dobbiamo arrivare con la bacchetta fino al centro del rullante. Mai più basso della gamba, o lo stesso livello, che anche questo non è molto consigliato, però o lo stesso livello della, o allo stesso livello della gamba, quindi il bordo superiore allo stesso livello della gamba, o più in alto. L'angolazione dipende dalla vostra comodità. Io che uso moltissimo fare rim shot, lo tengo abbastanza dritto come angolazione, abbastanza piatto. Poi c'è chi la tiene più spostata in avanti. Ok. Le gambe devono formare più o meno un angolo di 90 gradi, ok? Con i piedi appoggiati sui pedali, le gambe, il ginocchio deve formare qui dietro più o meno un angolo di 90 gradi, sia hi-hat che cassa. Sgabello, mai seduti sopra lo sgabello, troppo sopra seduti allo sgabello, ma leggermente spostati in avanti. Deve avanzare dietro un pezzo di sgabello, quindi dobbiamo sederci leggermente a bordo, in modo che le gambe, quando suonano, quando si alzano, sono libere sotto. Cassa, piede sul pedale, suoniamo con la punta, come se dobbiamo schiacciare qualcosa, ok? Quindi con la punta. Pedale dell'hi-hat, possiamo tranquillamente suonarlo con tutta la pianta, alzando solo la parte superiore del piede, lasciando il tallone appoggiato sul pedale. E se succede che andremo a suonare il charleston come la cassa, non succede niente, l'importante è abituarsi magari a suonarlo con la pianta, con il tallone appoggiato, alzando la punta del piede. Ok, è tutto. Ciao e alla prossima!